è un tribuglio di emozioni, di fantastiche situazioni, in quanto abbiamo portato a Termoli 38 scuole provenienti da tutte le regioni italiane. Nonostante tutto, le problematiche meteo, le scuole del nord hanno fatto i salti mortali pur di essere presenti, e questo per noi è un orgoglio straordinario, insomma. Quindi è anche il modo per come dire, l'Italia sente questo concorso, lo sente in maniera particolare, in maniera importante. Quindi oggi abbiamo iniziato, abbiamo 13 squadre questa mattina e 13 oggi pomeriggio, le altre poi domani mattina, che andremo in chiusura con la presenza del ministro Alessandro Locatelli, che chiaramente ci onorerà della sua presenza, appunto per premiare i primi classificati. Domani ci saranno momenti importanti, momenti, diciamo oltre che istituzionali, ma momenti di alta formazione. È presente la mia giuria, io sono il vicepresidente della Federazione Internazionale di Gelateria, Pasticceria e Cioccolateria, è presente una buona parte della federazione, che rappresenta chiaramente la giuria nazionale. Quindi i ragazzi sono giudicati comunque da professionisti di alto calibro, quindi questo, insomma, non è un concorso semplice, ma un concorso abbastanza complesso, sia a livello organizzativo sia per quanto riguarda i risultati finali. Diciamo che ciò che muove il tutto è appunto la passione. Io raggruppo tutto intorno alla passione, perché senza passione chiaramente certi meccanismi e certe organizzazioni non potrebbero essere possibili, perché c'è una complessità dietro che è pazzesca. Però nel momento in cui si entra nel vivo, tutti gli sforzi fatti in precedenza svaniscono, anche perché come per l'ennesima volta l'Istituto Alberghiero di Termoli, che è fantastico, con tutti i miei colleghi, i collaboratori, assistenti tecnici, il personale ATA, i docenti e soprattutto i nostri ragazzi, che riescono a mettere in campo in maniera straordinaria ogni tipologia di organizzazione. E con questa oggi abbiamo dato l'ennesima dimostrazione della bravura di ciò che noi facciamo durante l'anno, la nostra formazione. E siccome siamo una grande squadra, quindi quando c'è l'evento, allora viene fuori la sinergia e poi i risultati finali. Un ministro non si muove se un evento non è così importante, e il concorso più importante d'Italia. Allora, io gestisco due concorsi per quanto riguarda gli alberghieri: concorso nazionale, il campionato nazionale di pasticceria di tutti gli alberghieri d'Italia, e il concorso per ragazzi speciali, sempre per gli alberghieri d'Italia. Ormai il Ministero della Pubblica Istruzione, tra cui il Ministro Valditara, abbiamo invitato anche il Ministro dell'Istruzione, che non è potuto venire, aveva già degli impegni a Fiuggi, tra l'altro, con la RENAIA, con la Rete Nazionale degli Alberghieri, quindi non è potuto essere con noi, se no sarebbe stato anche lui con noi, e ci ha mandato comunque una lettera di elogio e di saluti. E il Ministro della Disabilità, l'onorevole Alessandro Locatelli, ha ritenuto veramente importante questo concorso, perché ripeto, non è soltanto, lo sto dicendo da molti giorni, non è soltanto una competizione, ma un momento di confronto, di crescita e di evoluzione, ma più che altro è un modo per guardare in prospettiva. Cioè, nel senso, le cose che io in particolar modo ho l'abitudine che non faccio, quando faccio qualcosa e pensi a ciò che porta quel qualcosa che fai nel domani, per la comunità, per la formazione e soprattutto per l'economia del territorio. Basti pensare che in questi giorni abbiamo portato oltre 250 persone a Termoli, quindi anche un piccolo sistema di marketing turistico e territoriale. Quindi far muovere tutta l'Italia e centrarla nella nostra città non può far altro che dare importanza. Ma la cosa più bella è guardare negli occhi tutti i nostri ragazzi.
guardarli negli occhi, vedere la loro emozione, tutto ciò che hanno fatto nelle prove in questi giorni per arrivare appunto al giorno della competizione già belli che pronti. E mi va di ringraziare veramente, lo faccio con grande onore, ringraziare tutti i docenti di tutta Italia che hanno preparato i ragazzi, che sono stati vicino, sia i docenti di sostegno che i docenti di laboratorio, che hanno preparato, hanno assistito i ragazzi per permettere loro di essere qui.